Doveva essere un pomeriggio di festa, ma si è concluso come il peggiore degli incubi. Non esistono parole che possano esprimere lo sgomento per la morte di Samantha Simeoni nel tardo pomeriggio di ieri. Samantha era tirocinante al Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, aveva accompagnato insieme agli educatori un gruppo di bambini e ragazzi seguiti dal consorzio alle giostre del Luna Park di Piazza Fratelli Bandiera a Intra. Erano circa le 17:30 quando improvvisamente si è sentita male. Inutile la corsa dell'ambulanza verso l'ospedale Castelli, tentativi disperati dei sanitari del 118 di salvarle la vita. Per Samantha non c'era più nulla da fare. E ha lasciato un grande vuoto. Una ragazza buona, la ricorda la direttrice Chiara Fornara, un cucciolo la definirei. Samantha era con noi da novembre per il tirocinio nell'ambito del suo terzo anno di studio all'Università Bicocca. Siamo tutti scossi. Il responsabile dei servizi socioeducativi del CSSV, Antonio Antinà, aveva trascorso molto tempo con Samantha, seguendola direttamente. Aveva iniziato il suo tirocinio con noi insieme a un'amica, racconta. Era una ragazza molto dolce, riservata, ma con i bambini ci sapeva fare. Era ormai a buon punto del suo percorso di studi per diventare educatrice. Samantha aveva avuto l'esempio del papà Antonio, da tutti però conosciuto come Fabio, che fa il volontario sempre per i servizi sociali. La famiglia, mamma, papà e un fratello, risiede in via della Resistenza a Intra. La salma è ancora a disposizione del magistrato e al momento non è stata fissata la data del funerale. Si esclude che l'accaduto possa avere qualche collegamento con le giostre, che comunque non sono state sottoposte a sequestro. La polizia indaga come atto dovuto. Ettore Raccheli ha rinunciato all'udienza davanti al Tribunale del riesame che si sarebbe dovuta tenere ieri a Torino. L'ex assessore regionale, accusato di omicidio stradale, resta così agli arresti domiciliari. Una scelta evidentemente nata da valutazioni del suo collegio difensivo. L'arresto era stato disposto dal procuratore capo Olimpia Bossi e dal sostituto procuratore Fabrizio Argentieri, dopo che Raccheli, alla guida della sua Range Rover, aveva travolto Bruno Vallini, 53 anni, di Cinisello Balsamo, morto sul colpo lungo la statale 34 a Fondotoce, all'altezza del distributore di benzina. Raccheli, che procedeva in direzione di Verbania, stava effettuando una manovra di sorpasso quando, forse per evitare un'auto che arrivava in senso contrario, aveva sterzato, centrando Vallini, camionista per una ditta di Milano, e il collega, che si trovavano vicino ai mezzi parcheggiati lungo la strada. Erano scesi per bere un caffè. Il SUV gli è finito addosso e per Vallini purtroppo non c'era stato nulla da fare. Il collega se l'è cavata con lesioni non gravi. Poi l'auto di Raccheli ha urtato una Peugeot ed è finita nel prato a lato della strada. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale di Verbania, ma evidentemente sono state riscontrate a carico di Raccheli violazioni al codice della strada che hanno giustificato l'arresto. C'è un secondo arresto per l'omicidio di Matteo Mendola, il bustocco originario di Gela, freddato con due colpi di pistola al petto nella brughiera tra Pombia e il Ticino. Ad Arezzo è finito in carcere AM, 39 anni, incensurato. Quella notte, nello spiazzo della Mirplasti, località Baraggia di San Giorgio, c'era pure lui. Qual è stato il suo ruolo nell'omicidio e nell'attività illecita che i due praticavano? A questa risposta lavora il magistrato novarese Giovanni Caspani, che nei giorni scorsi si è recato ad Arezzo per interrogare il 39enne. È certo che il motivo della lite verte sulla spartizione dei bottini e dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella brughiera, che costeggia la sponda occidentale del Ticino, quella notte Mendola è stato colpito al capo con 12 colpi del calcio della pistola. Poi, secondo gli accertamenti del RIS di Parma, sarebbe stato colpito anche con una batteria di auto che i due hanno trovato abbandonata sul posto. Quindi due colpi di pistola al petto. A trovare il cadavere semicoperto da un telo la mattina di mercoledì 5 aprile, un pensionato che stava passeggiando con il cane per i sentieri sterrati della Baraggia di San Giorgio. Con il nuovo arresto, il magistrato ha chiarito perché Antonio Lembo, il primo omicida arrestato, stava raggiungendo in treno il centro Italia. Infatti, AM abita a Monte San Savino, provincia di Arezzo. Forse cercava lì un nascondiglio dopo aver ucciso il socio in affari. Stando ad alcune indiscrezioni, il neoarrestato avrebbe solo collaborato a nascondere il cadavere e non avrebbe partecipato direttamente all'omicidio.
L'aretino però parlerebbe di una terza persona presente quella sera a Pombia. Il magistrato è convinto di aprire un filone che non riguarda microcriminalità, ma qualcosa di ben più grosso, rapporti tra la malavita lombarda e quella del centro-sud Italia. Lembo e Mendola avrebbero collaborato per aiutare il gruppo criminale e quella sera dell'omicidio dovevano spartirsi il compenso, ma qualcosa non ha funzionato. Ancora nubi sulla Nuova Faro. Per ora si tratta solo di indiscrezioni non confermate, ma sembra che l'azienda di Omegna si avvii alla chiusura. Pare che quella che solo pochi mesi fa sembrava una favola a lieto fine possa trasformarsi nell'ennesima crisi occupazionale del nostro territorio. Poco più di un anno fa, nel marzo scorso, i primi incontri della famiglia Ruschetti, titolare dell'azienda, con il gruppo Giochi Preziosi, che attraverso una società collegata aveva riassorbito una ventina dei 30 dipendenti di Nuova Faro. Un segnale positivo e di speranza che era stato accolto con soddisfazione anche dalle sigle sindacali. Purtroppo indiscrezioni invece trapelate oggi raccontano una situazione ben diversa. Nessuna dichiarazione per ora né da parte sindacale né da parte dell'azienda. È stato un primo maggio bagnato, quello celebrato ieri nel Verbano Cusiossola. CGIL e CISL e UIL quest'anno hanno dato appuntamento al mondo del lavoro in piazza Matteotti a Domodossola. La pioggia battente e le temperature per nulla primaverili hanno fatto desistere più di uno dal partecipare all'evento, così una sparuta folla si è ritrovata in piazza Stazione per il tradizionale corteo in testa allo striscione di CGIL e CISL e UIL. La piccola folla ha sfilato poi lungo corso Paolo Ferraris, piazza Repubblica dell'Ossola, piazza Mercato. Qui sotto i portici di Teatro Galletti si è tenuto il comizio dei rappresentanti del sindacato confederale. Celebriamo il valore del lavoro anche in questo difficile momento di crisi, hanno detto i sindacalisti dal palco Domese, lanciando un ideale ponte con la piazza di Portella della Ginestra, dove Camusso, Furlane e Barbagallo hanno celebrato a livello nazionale il primo maggio. Fra il pubblico presente a Domodossola, qualche amministratore locale, diversi pensionati, molti attivisti del sindacato di ieri e di oggi. Scarsa la partecipazione dei giovani, a testimonianza di quanto difficile sia oggi il binomio giovani e mondo del lavoro. A livello locale, tramontata l'epoca della grande industria, si guarda come dovrà crescere l'industria turistica. I rappresentanti sindacali dal palco hanno infatti calcato la mano sulla necessità che il territorio si compatti attorno ad un progetto di comune sviluppo. Per quanto riguarda invece le vertenze aperte, i sindacalisti hanno ricordato le sofferenze della piccola impresa locale, una miriade di realtà strette nella morsa della crisi che faticano ora a versare gli stipendi ai dipendenti. Fra i problemi citati a livello occupazionale nel Verbano Cusiossola anche il capitolo sanità con le vertenze oxologico ed eremo di Miazzina. La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna inflitta in appello a Maurizio De Petris Pollini, ossolano titolare dell'omonima ditta, ritenuto colpevole di omicidio colposo. La Corte di Appello di Torino l'aveva condannato a 4 mesi, ma ora la Cassazione ha cancellato la condanna e disposto il rinvio ad un'altra sezione per un nuovo processo. Una mezza vittoria per la difesa dell'imputato. I fatti sono del 23 novembre 2011. Valeria Astori, 44 anni, di Trontano, morì sulla provinciale tra Beure e Villa d'Ossola. La sua auto si scontrò con un tir proveniente in direzione opposta proprio sul viadotto che attraversa il fiume Toce. L'incidente stradale venne anche riconosciuto come infortunio di lavoro, visto che Astori si stava recando sul posto di lavoro. La famiglia Solana si costituì parte civile, sostenendo che l'incidente fosse dovuto alla strada ghiacciata. Accusa che chiamò in causa la ditta di Pollini incaricata di spargere il sale sulla strada. In primo grado, il Tribunale di Verbania assolse De Petris Pollini, assistito dall'avvocato Domenico Capristo di Domodossola. In appello, però, la Corte ribaltò la sentenza, condannando l'imprenditore Solano e affermando che proprio il ghiaccio era stato la causa determinante dello sbandamento dell'auto della Astori. Ora la Cassazione ha annullato la condanna.
Ubriaco con un tasso superiore a 5 volte il limite consentito, rischia di investire un carabiniere del nucleo operativo radiomobile, denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per non essersi fermato all'alto un 37enne omegnese. È successo intorno alle 2 dell'altra notte. I militari verbanesi erano impegnati in un controllo in via 4 novembre a Omegna, quando hanno visto arrivare una Ford Fiesta che procedeva a zigzag. Uno dei carabinieri ha intimato l'alt, ma l'auto non si è fermata e anzi, se il militare non fosse stato pronto a spostarsi, lo avrebbe anche travolto. Alla fine la Fiesta è stata bloccata e il conducente sottoposto a etilometro. È risultato positivo con un tasso di 2,85 grammi per litro, più di 5 volte il limite consentito. Sanzionato per ubriachezza manifesta un uomo ucraino, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso per la terza volta a Intra a urlare sotto casa dell'ex moglie. Infine, i carabinieri della stazione di Verbania hanno anche denunciato un tedesco senza fissa dimora per violazione di un foglio di allontanamento per cittadini dell'Unione Europea. L'uomo, l'altro giorno, ha dato in escandescenza in un centro commerciale a Pallanza. Si aggirava con fare sospetto per il centro di Omegna. Il suo atteggiamento non è sfuggito ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile impegnati in un servizio di controllo del territorio. Il giovane, classe 1983, già noto alle forze dell'ordine, faceva avanti e indietro tra la fermata dell'autobus Ibarra. I militari lo hanno fermato trovandogli addosso della marijuana. È così scattata la perquisizione nella sua casa di Egro. Il giovane aveva 150 grammi di marijuana, 650 euro in contanti, considerati provento dell'attività di spaccio e materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, tra cui un bilancino di precisione e ben 76 buste di plastica. Su disposizione del magistrato è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso del fine settimana i militari hanno anche svolto numerosi controlli sul fronte della sicurezza stradale, elevando sanzioni per un totale di 9.500 euro. In particolare uno svizzero, classe 91, residente a Lugano, è stato fermato a bordo di una Toyota Land Cruiser alle 4.20 del mattino in corso Europa Pallanza. Sottoposto a etilometro, il giovane è risultato ubriaco con un tasso di 1,17 grammi di alcol per litro, più del doppio del limite consentito. Per lui denuncia il ritiro della patente, ma è scampato al sequestro dell'auto che è intestata a un familiare. Purtroppo sono inoltre emersi numerosi casi di auto che circolano senza assicurazione, senza revisione, sottoposte a fermo amministrativo di Equitalia. Tra gli automobilisti stranieri sanzionati per questo genere di irregolarità, un cinese, un ucraino e un africano. Per quest'ultimo le sanzioni ammontano a 3.500 euro totali. Qual è il ruolo in queste occasioni, per esempio, dei sindaci? Il problema legato al disagio giovanile, in particolare problemi correlati all'alcol, all'uso dell'alcol, nei giovani, nei minori in particolare, non ha confini amministrativi. E noi 2 anni fa siamo partiti con Cannobbio, con un'iniziativa con Contorno Viola e l'AS, e abbiamo voluto portare all'attenzione di tutti. È stato condiviso e approvato dal Comitato dei Sindaci e da lì siamo partiti insieme ad AS, la SERT, Contorno Viola, associazionismo e tutti i soggetti, gestori dei locali, scuole, per fare formazione, informazione e prevenzione. E quali progetti ci sono in essere? I consumi di alcol diminuiscono in generale, ma tra i giovani aumentano. Lavoriamo con la nostra presenza di notte nei contesti del divertimento, con un intervento di tipo esperienziale sul binomio alcol e guida. Però non è sufficiente essere presenti nel contesto notturno. Infatti, con questo progetto di comunità lavoriamo con le amministrazioni comunali, con il consorzio dei servizi sociali, con le associazioni di volontariato, le Croce Verdi, Contorno Viola, l'ASL, per costruire interventi ad ampio raggio, quindi su interventi di tipo educativo, scuola, medie inferiori, medie superiori, interventi di tipo informativo e di sensibilizzazione, spettacoli teatrali, conferenze, dibattiti pubblici. Il bere ha conseguenze non solamente di natura sanitaria, questo lo possiamo intuire facilmente, ma anche di natura sociale. Per i ragazzi è principalmente una problematica di natura sociale, quindi gli eccessi alcolici portano a incidenti grandi o piccoli, non solo in auto ma anche con le moto, gli scooter, problemi di violenza, di vandalismo.
Quindi noi ci occupiamo di questo, ma ci occupiamo dei giovani in generale, anche di chi non ha manifestato queste problematiche. Quindi invitare a riflettere sul consumo di alcolici i ragazzi, le famiglie e gli educatori è qualcosa di importante che una comunità deve fare. Il sindaco domese Lucio Pizzi torna alla carica sul problema dei migranti. Lo fa pochi giorni dopo la discussione sullo SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo, tenutasi nell'ultimo consiglio comunale. Sin dal suo insediamento Pizzi ha portato avanti una campagna tesa a ridurre il numero di richiedenti asilo in città, anche accusando più volte la precedente amministrazione di centrosinistra di aver riempito Domodossola di profughi. Adesso Pizzi spiega il perché del suo no ad uno SPRAR in città, come invece hanno fatto le amministrazioni di Villadossola e Vogogna. Lo SPRAR, dice Pizzi, garantisce interventi di accoglienza integrata che vanno ben oltre la distribuzione di vitto e alloggio. Ai migranti garantiamo assistenza sociale, attività multiculturali, inserimento scolastico, mediazione linguistica e interculturale, supporto legale, servizi per l'alloggio, servizi per l'inserimento lavorativo, servizi per la formazione. A tutto ciò si aggiunge l'assistenza sanitaria con l'esenzione del pagamento del ticket. Ci dicono che il servizio sanitario è in crisi, ci tagliano i servizi, vogliono chiuderci l'ospedale San Biagio per risparmiare e poi... Ma il sindaco rimarca come gli assistenti devono anche soddisfare la richiesta di particolari tipi di cibo, curando la preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte. C'è poi il pocket money, che consiste in un contributo in denaro destinato alle piccole spese personali, ulteriori rispetto ai beni e ai servizi garantiti dal progetto di accoglienza. La denuncia non finisce qui. I comuni aderenti ai progetti SPRAR, aggiunge il sindaco, devono sborsare una quota di cofinanziamento del 5% del valore del progetto, cioè sostenere dei costi per avere i migranti. Intanto Domodossola vede calare gradualmente la presenza di richiedenti asilo. Al 31 dicembre ne ospitava 103, oggi sono 91. Sono stati trasferiti altrove quelli ospitati negli alloggi di Piazza Matteotti. Al momento in Ossola, oltre a Domodossola, ci sono in tutto 193 richiedenti asilo, 7 a Baceno, 42 a Craveggia, 25 a Villa d'Ossola, 24 a Vogogna e 4 a Masera. Un'interpellanza per chiedere conto della presenza di alcuni profughi a Granerolo. L'hanno presentata i consiglieri di minoranza Mario Geraci, Salvatore Paolo Nocilla e Marco Ronco. Vorremmo sapere da chi è gestita la loro presenza, se da una cooperativa o da altri. Non solo, chiediamo se ci sia la possibilità che a Gravellona arrivino altri profughi e soprattutto se la sistemazione sia idonea, chiedono i rappresentanti dell'opposizione. Il sindaco Gianni Morandi respinge qualsiasi allarmismo relativo alla presenza dei profughi. Non credo, spiega il primo cittadino, che tre profughi rappresentino un problema. Sono tra l'altro i primi che arrivano nel nostro comune. Un privato ha semplicemente affittato un appartamento ad una cooperativa che si occupa dell'accoglienza. Sono tre persone che sono state accolte benissimo anche dai vicini di casa. Noi come comune non abbiamo strutture di proprietà che possano fungere da centro di accoglienza come avviene invece a Domegna e Verbania. Sono i privati che se hanno degli appartamenti possono affittarli con i requisiti richiesti. Prossimamente dovrebbero arrivare altri 3-4 profughi che saranno ospitati in un appartamento dello stesso proprietario. Come amministrazione abbiamo semplicemente verificato che fosse tutto a norma e così è. Quindi non vedo particolari problemi, conclude Morandi. Chiuse le urne, il Partito Democratico, anche a livello locale, ha definito la griglia dei delegati locali all'Assemblea Nazionale del Partito. Si tratta di Enrico Borghi, di Antonella Trapani e di Alice De Ambrogi. Se per Trapani si tratta di una riconferma, per Borghi e De Ambrogi è questo un nuovo incarico. Il Verbano Cuseossola, in linea con quanto successo a livello nazionale, ha visto riconfermare la fiducia al segretario uscente Matteo Renzi, incassato dalle urne del 30 aprile 2.440 voti su un totale
totale di 3.312 votanti. Ad Andrea Orlando sono andati 718 voti, a Emiliano 145. Soddisfatto il segretario provinciale del PD Paolo Ravaioli, che domenica mattina a Verbania ha incontrato al seggio di Piazza Ranzoni il segretario regionale del PD Davide Gariglio. C'è stata una buona affluenza ai seggi della nostra provincia, ha detto Ravaioli, e di questo ringrazio quanti hanno partecipato a questa giornata di democrazia. Un sincero ringraziamento va anche ai 150 volontari circa che hanno lavorato per assicurare una buona riuscita organizzativa delle primarie. Sicuramente i nostri eletti del territorio all'Assemblea Nazionale del PD saranno capaci di rappresentare al meglio la nostra comunità politica in un momento delicato per il futuro del Paese. Dopo Londra, New York, Firenze e Aruna, l'arco di Palmira, almeno la coppia originale, è arrivata. Sì, assolutamente, un simbolo importantissimo di pace, quindi contro la guerra, un simbolo in cui noi vediamo il trionfo e la vittoria della cultura e di una civiltà millenaria contro la barbarie. Per noi è importantissimo perché Aruna ha il suo grande museo che abbiamo intestato, intitolato a questo grandissimo archeologo che è stato ucciso, barbarmente ucciso dall'ISIS e che è un esempio per cui una vita è completamente dedicata agli ideali. Ecco, in questo Aruna e Palmira sono molto vicini, tutte e due siti patrimonio dell'UNESCO, Aruna per i siti paleofitticoli e Palmira perché è l'incontro tra una civiltà occidentale e la civiltà orientale. Una meraviglia stasera, una serata magica, una serata in cui Aruna e Palmira sono al centro dell'attenzione internazionale. Per la prima volta sono presenti ad un'inaugurazione della coppia dell'arco i figli Omar e Walid. Sì, assolutamente, siamo onoratissimi di averli, è la prima volta, non sono andati nelle altre grandi città, li abbiamo invitati e devo dire sono delle persone incredibili per quello che hanno vissuto, sono tutte e due archeologi, è una famiglia completamente di archeologi e hanno il desiderio di tornare a Palmira, è un desiderio che speriamo che possano realizzare e che in questo Aruna sia benaugurante. Sì, oltre a essere un sogno che si è avverato, è anche la concretizzazione di un evento di portata simbolica indescrivibile. Indescrivibile il numero di persone che si sono riunite questa sera, indescrivibile le persone che ci hanno raggiunto questa sera da tantissime località, da tantissime destinazioni. Sono addirittura di arrivo i lavori per il rifacciamento dei marciapiedi sia lato lago che lato ferrovia di Viale Francesco Baracca ad Aruna. È un'opera avviata ancora nel 2016 con la realizzazione delle isole in corrispondenza degli incroci. Ora le opere hanno interessato i due marciapiedi, come detto, sia lato lago che lato ferrovia. Ampio spazio è stato lasciato alla base degli alberi che fiancheggiano il viale appunto perché le radici possano assorbire la pioggia. L'assessore ai lavori pubblici Matteo Polo Fritz ha assicurato che entro la prima decade di maggio tutto sarà terminato e l'impresa che ha avuto l'incarico per la trasformazione lascerà il cantiere. Il rifacimento del piano calpestabile dei marciapiedi consente ai pedoni di muoversi con maggior sicurezza nella via lunga quasi un chilometro. Le radici degli alberi infatti avevano creato avvallamenti dove era facile inciampare o trovare in occasione delle piogge grosse pozzanghere. Oltre al piano viabile, al cordolo, quest'ultimo sostituito completamente, saranno posizionati arredi, sicuramente una ventina di panchine, delle fioriere e una fontanella. Insomma, la porta sud della città muterà radicalmente il suo volto. Un intervento che vuol rendere più accogliente il viale che vede l'accesso ad Aruna della maggior parte dei turisti, in particolare quelli che arrivano dall'autostrada o da Novara e dalla vicina Lombardia. Quello dei marciapiedi è un intervento che l'amministrazione Cusmeroli ha messo in atto con la massima priorità in più punti. Altri rifacimenti sono previsti nel corso dell'anno e nel 2018. Poi partirà anche la realizzazione della rotatoria in località Tre Ponti, alla confluenza tra Viale Baracca, Via Milano e Via Cavour di Dolmelletto.
Questo sarà un intervento che migliorerà la sicurezza per gli automobilisti, motociclisti e ciclisti, in un punto della viabilità aronese dove si sono registrati nel tempo diversi incidenti stradali, con conseguenze anche mortali. Riprenderanno a breve i lavori per la nuova casa di riposo della Valle Vigerzo. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Unione Montana Enrico Barbazza durante la riunione di consiglio dell'ente. Una notizia che è destinata a non passare sicuramente inosservata, vista la portata. Della nuova casa di riposo di Valle si parla infatti da oltre 40 anni. 25 anni fa sono stati acquistati i terreni alla periferia di Vocogno, una frazione di Craveggia. I lavori, dopo l'avvio, si sono bloccati nel dicembre 2013 per problemi burocratici. Ora potranno però finalmente ripartire, ha garantito Barbazza, che ha poi lasciato la parola al vicepresidente dell'Unione Montana Vigerzina Paolo Giovanola per spiegare nel dettaglio l'operazione. La società che si sta occupando della costruzione del fabbricato tramite la finanza del progetto aveva avuto dei problemi con le banche, ora risolti. È riuscita infatti ad ottenere il finanziamento, ha spiegato Giovanola, che è quindi entrato nel merito dei costi. La Regione stanzia 1.200.000 euro per i 60 posti convenzionati. Poi ci sono 1.100.000 euro di fondi già previsti dall'ex comunità montana Valle Vigerzo e infine 250.000 euro della fondazione comunitaria prevista nel 2016 che però non sono stati riconfermati e quindi si dovranno recuperare. La società, la RSA Craveggia, metterà i 5 milioni di euro restanti e gestirà la struttura. Giovanola ha aggiunto, il progetto è stato aggiornato, i posti convenzionati rimangono 60, ma quelli liberi passano da 20 a 32. Si parla anche di nuova occupazione, si ipotizza l'assunzione di 50-60 dipendenti. Della casa di riposo si parla da decenni, era giusto proseguire in questa direzione, senza lasciare un'opera incompiuta ma concludendola, in osservanza anche delle volontà delle amministrazioni precedenti. E a tal proposito il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cortini, ha voluto rimarcare in particolare l'impegno dell'assessore dell'ex comunità montana Valle Vigerzo, Susi Giorgis, recentemente scomparsa. Alla nuova casa di riposo verranno inoltre affiancati altri servizi, una palestra, un bar e un armadio farmaceutico a disposizione anche degli esterni.